Sindaco, sono trascorsi 33 anni dalla barbara uccisione del beato giudice Rosario Angelo Livatino. Oggi diverse le iniziative, diverse le commemorazioni. Siamo sul luogo dell'agguato. Sì, ci troviamo qua sul luogo dell'agguato. Era doveroso, come ogni anno, deporre una corona e fare gli onori a questo grande uomo, a questa grande persona. Il giudice Livatino per noi è un esempio di onestà, di correttezza, di giustizia. Penso che la memoria, ricordarlo ogni anno, sia fondamentale per i posteri. Ecco questo parco che è stato da voi delegato, ma soprattutto bonificato. È un progetto ambizioso, è un progetto che è iniziato pochi mesi fa, grazie alla concessione che ANAS ci ha fatto dell'area. Ecco, stiamo realizzando un parco che sarà un luogo della memoria, ma sarà anche un luogo dove fruibile, dove le famiglie, i giovani, le scolaresche, tutti potranno venire e quindi ammirare, anziché degrado e desolazione, un giardino fiorito. Oggi ricordare oggi il giudice Livatino significa esprimere da parte di tutti noi, dei magistrati e della sottosezione di Agrigento dell'NM, significa esprimere un doveroso omaggio nei confronti di un magistrato che è stato profondamente impegnato nel suo lavoro e nella lotta alla criminalità organizzata. Credo che sia e debba essere un'occasione anche per verificare da parte della magistratura in primo luogo, ma anche di tutte le altre istituzioni pubbliche, se qualcosa nel frattempo è cambiato dal momento in cui è scomparso il giudice Livatino e che cosa ancora si può cambiare per migliorare effettivamente il sistema giudiziario. Beh, è un grande onore per noi del Consiglio Superiore essere qui così numerosi con tutti i consiglieri per ricordare una figura straordinaria di persona che si è sacrificata per il Paese e che è entrato nella storia per la sua grande dedizione, la sua disponibilità al sacrificio fino alla sua morte. Quindi è un esempio di magistrato che va ricordato e che tutti noi continuiamo a portare avanti.